Ciao amici della Bala Games Hunter, buonasera e benvenuti a questo velocissimo video dove vi faremo vedere gli acquisti che abbiamo fatto al Mantova Comics 2017. Chi di noi è andato solo venerdì, chi di noi è andato anche domenica e ha recuperato qualcosa anche quel giorno. Come potete vedere, ci siamo dedicati la maggior parte alle action figure e ai Gundam, nel caso mio e di Michael. Comunque devo dire che il bene ha acquistato più action figure del solito, non me lo sarei aspettato. Ok, l'anno scorso era una, quindi hai raddoppiato. Due volte due action figure. Giusto, vabbè. Comunque, torniamo a noi. Chi comincia e parliamo di cosa abbiamo comprato? Comincio io. Ok. Allora, ho preso due model kit, uno è questo e l'altro ce l'ho qua dietro, ve lo faccio vedere dopo, e un po' di fumetti. Allora, cominciamo con Terraformers. Ho preso, spero che si veda bene, il numero 14, che è l'ultimo uscito. Però ho avuto una bella, come si può dire, esperienza, diciamo, perché mi sono fermato in uno stand e gli ho detto: ma hai fino al numero... Uno stand? Sì. Scusa. Picchiante. No, questa sera. Ma hai fino al numero 10? E fa: è uscito solo quello? Come gli ho detto, è uscito solo fino al 10, io a caso fino al 13, come, è sbiancato ed è andato via, non mi ha più dato retta, vabbè. Comunque l'ho trovato su un altro stand, dunque non c'è nessun problema, su un altro stand. No, nessuno. Non è niente. Poi ho colto l'occasione per mettermi a pari con Agame Ga Kill, nome impronunciabile, ma manga molto bello. Anche i vari volumi sono belli spessi e più o meno costano come tutti quanti 4,50€ l'uno, però ce n'è da leggere, eh? La storia è bella. Ho preso il 6, 7, 8, 9 e 10 e 11. Una cosa molto carina è che ogni volume ha un colore diverso e su ogni copertina c'è praticamente un personaggio della storia principale. Leggetelo, io ve lo consiglio. A me è piaciuto molto, anzi mi sta piacendo, non è che mi è piaciuto. E l'ultimo, il numero 10. Il numero 11, scusate. Per farvi una piccola nozione velocissima della storia, ci sono un gruppo di assassini che combattono con delle armi tra virgolette magiche, e ogni arma ha un potere speciale, insomma, leggetevelo. Poi ho preso questo pezzo forte. No, non è il pezzo forte. Ah, ok. Scusa. Ho preso questo. Il pezzo grosso. Lo Zaku di Shar, la versione 2.0. Che in un prossimo futuro magari riusciremo a montarlo completamente. Speriamo. In teoria. Il pezzo forte, non per importanza del kit, perché quello lì di Shar è molto più importante, ma secondo me è questo. È praticamente un Gara Zulu, o come si pronuncia, non lo so. Zulu è una tribù africana. Emirato! Sabini Ruspa! Non cambia l'accento bene, quindi è Zulu normale. È Zulu. Esatto. Zulu, immigrato. È una versione particolare perché è guidata da... non mi ricordo più il nome. Pilotata, no, guidata. Pilotata, okay. Da come si chiama? Angelo. Il nome non mi ricordo. Comunque il modello deriva dalla serie Unicorn. E sono quelle chicche che quando le trovi a un prezzo che dici: scusa, ma sei sicuro di quello che mi hai detto? Lui fa sì. Devi esibire il portafoglio per forza e portarlo a casa. Questo qua come rapporto qualità, ma il rapporto prezzo e tipo di modello, secondo me è stato la kick del mio Mantova Comics. Ma io ho finito. Ok, non hai preso anche un altro Gunpla? Ah sì, è vero, è vero. Di ho cui preso... non hai, diciamo, no, non ho la scatola dietro, perché è a casa già in fase... Metteremo una diapositiva qui. Esatto. È già in fase di montaggio. È il mio primo Real Grey ed è il Gundam Freedom. Di cui vi parleremo in un video di Gundam più avanti. Ok, bene, se sei d'accordo faccio veloce e parto io. Vai.
Come potete vedere da questo piccolo angolo, io ho preso due action figure e mi è stato regalato da Michael per il mio compleanno un Gunpla. Io partirò con il Gunpla, che in questo caso è il GM Sniper K9. Si tratta di un modello high grade scala 1-144 della serie Gundam Build Fighters, la prima, di cui stiamo parlando in alcuni video che non abbiamo ancora caricato, ma stiamo facendo, quindi siamo in lavoro. Chissà da che modello deriva. Allora, non me ne intendo, però volevo dire GM Sniper anche a me. Comunque, questo signorino qua è fantastico. Michael sa che io apprezzo molto i robot che sanno da robot, da combattimento, quindi non roba, diciamo, colorata in maniera particolarmente appariscente, come ho scritto sparatemi, sono in battaglia. Questo qua sembra veramente veramente una figata e soprattutto mi ricorda i Pat Labor per la visiera, quindi altro, diciamo, cartone con i robot che adoravo a suo tempo. Per quanto riguarda le action figure, mi sono preso per prima cosa Higashikata Josuke da JoJo Bizarre Adventure, la quarta edizione, la quarta serie, Diamond is Unbreakable. Questa è una figure della Banpresto che ho pagato 39 euro, spero si riesca a vedere. È fantastico, è alto circa 20 cm, ha un piccolo piedistallo sotto dove rimane appoggiato, ha la, diciamo, la colorazione standard dell'anime, perché questa è una figure che deriva direttamente dall'anime, ed è veramente 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 una ficata. È la mia prima figure di JoJo, si può dire, la prima serie. Ne ho qualche gashapon preso in Giappone, ma roba da niente. E poi ho cominciato questa settimana a seguire la serie Monogatari, che è enorme, veramente. Sono arrivato a vedere fortunatamente i film Kizu Monogatari, dove conosciamo la storia di questo personaggio qui, di cui non vi dirò il nome perché sicuramente lo sbaglierei nel pronunciarlo, di conseguenza taglierò un pezzo di film dove vi dico il nome di questo personaggio, che è... Ecco, appunto, si chiama, e avete capito. E niente, quindi ho avuto anche una gaffa, ho fatto una gaffa col tizio a cui ho chiesto fan service. L'ha presa solo per fan service. Sì, vabbè, posso dirlo, sì, mi piacciono le tette e questa action figure ha le tette, esatto, e quindi l'ho presa principalmente per... credo mie. L'uomaro, che non ti sia altro. Vabbè, comunque, è un action figure della Banpresto anche in questo caso, piccolina, però non male, abbastanza dettagliata. Contento del risultato, contento di quel che mi sono portato a casa. Fine del mio Mantova Comics, molto soddisfatto. Bene, a lei. Allora, io il Mantova Comics ho preso Platinum, derivante sempre dalla serie di JoJo, via che questo deriva dalla terza serie, è lo stand di Jotaro, della Banpresto. Poi ho preso Erza Scarlet, o Scarletto? No, Scarlet. Ho preso Erza Scarlet. Sì, Scarletto. Perché sì, nell'anime chi dice Scarletto. Esatto. Poi ho preso Erza. Vabbè, poi ho preso Erza. Poi ho preso questa, che è Erza da Fairy Tail. Ma fa culo. No, vabbè. Laura si dirà la... No. Ebbene, ha preso Erza da Fairy Tail. Ok. Di cui personalmente ammiro il piedistallo. Sì, perché è più grosso il piedistallo che lei. Le spade sono belle, i capelli sono rossi e a me piace. Poi ho preso un libro perché... Come buttare via i soldi? Ma perché? Regalarglieli agli youtuber famosi. Sarà bello comprarsi Gundam merda. Ho preso We Are The Champion, che è la storia di Freddie Mercury in fumetti scritta da Dario Moccia e Tuono Pettinato, della Rizzoli Lizard. Ma quindi il scritti, il fumetto è scritto da Dario Moccia e disegnato da Tuono Pettinato, o chi è lo Tuono Pettinato? Cazzo lo so, è scritto qua c'è scritto Tuono Pettinato. Tuono Pettinato. Ok. C'è un... proprio con i capelli fatti bene. Ah, ok, fantastico. E cosa ne dici di quel libro lì? Cioè, bello, vale i soldi. Ha le pagine grosse. Sì, comunque è un libro premium, cioè nel senso spendi 16 euro ma non ti danno un fumetto con le foglie di giornale, ti danno una roba fatta abbastanza benino. Sì. Beh, dai. Sì, 16 euro sì, metti che la carta li vale. Io penso che se siete appassionati di Queen... E comunque in mezz'ora, 40 minuti lo leggete, perché è abbastanza... Ci sono le figure grandi per i bambini. Sì.
più o meno. È un fumetto. Comunque un fumetto è abbastanza carino. Per persone. Comunque abbastanza carino. Se vi piace i Queen, esatto, vi consiglio di prenderlo o farci un pensiero. Se siete dei fan dei Queen, è un acquisto obbligatorio. Io sono un fan dei Queen, ma prima di JoJo, poi dei Queen. E quindi non ho potuto acquistarlo. Perché non ha venduto abbastanza radicchi. Se c'entra, non dirlo dei radicchi in questo momento, va bene. Ok, ciao. Ok, grazie mille per aver visto il video, speriamo vi sia piaciuto, fateci sapere se ci siete andati, che cosa avete acquistato, se ci siete andati, cosa ne dite dei nostri acquisti, lasciateci un commento, se il video vi è piaciuto iscrivetevi, condividete, lasciate un like, ciao a tutti da Ryan Shanta! Dora! Dora, esatto.